Generale Orlando, un rapporto che si rinnova con l'isola d'Ischia? Sì, noi sono parecchi anni che noi veniamo qui approfittando sempre di quella che è la vicinanza, l'affetto, la stima, la simpatia degli ischitani nei nostri confronti. L'ARMA è un'istituzione tutta particolare. L'ARMA vive della fiducia degli altri. Se non ci fosse questa non ci sarebbe neanche l'ARMA. Soprattutto abbiamo un trasporto verso la popolazione. Quando succede nel nostro territorio un delitto, noi ci sentiamo complici degli autori perché non siamo riusciti a prevenirlo. Quando noi ci sentiamo, ecco, questo è fondamentale, noi non riusciamo, diciamo così, a distrarci da quelle che sono le nostre incombenze. E lo facciamo con passione. Io ho la modica età di 75 anni, sono figlio di un appuntato dei carabinieri in Sicilia. Mio padre mi ha coltivato, mi ha fatto crescere con i sentimenti dell'arma, in senso lato. Ecco, mio padre, mentre mia madre non voleva che io facessi i carabinieri. Non lo voleva perché è un'altra cosa, ma ecco, aveva paura. Se ti succede qualche cosa. Ecco, allora noi quest'anno il Comando Generale ha fatto un video che riporta le interviste a gente dello spettacolo che è stato carabiniere ausiliario nell'arma. Il primo di questa lista sa chi è? Pieraccioni. Ha fatto i carabinieri, lo ignoravo anch'io. Un altro che ha fatto questo è Barilla Colao, il ministro Colau, innovazione tecnologica. Lui è stato per diversi anni prima ausiliario e poi effettivo nell'arma. Ed è questi sono tutti i carabinieri potenziali. È bello che i carabinieri abbiano questa associazione che accompagna gli orfani dei carabinieri che purtroppo sono scomparsi anzitempo. È bello che anno dopo anno si rinnova questo momento di incontro con la comunità isolana da parte di questa associazione, e noi come sindaci siamo venuti qui a portare il saluto. Come diceva il sindaco di Procida, i carabinieri rappresentano una istituzione che sintetizza l'unità d'Italia, è una istituzione di riferimento a cui gli italiani sono particolarmente legati, e proprio per queste motivazioni non si poteva mancare questa mattina. Innanzitutto i complimenti all'associazione, all'Arma dei Carabinieri, che da tanto tempo portano avanti questa azione meritoria a sostegno di tutti i bambini che chiaramente avranno avuto nella loro vita più di qualche momento di difficoltà. Quindi è bello che loro facciano comunità, che stiano insieme in questa bella struttura qui a Ischia. Quest'anno c'è stata un'attenzione a Procida, per cui siamo stati invitati anche noi, ci fa piacere, e nel nostro piccolo nominiamo anche noi questi ragazzi ambasciatori dell'isola di Procida, come già si era fatto per l'isola di Ischia, perché questo legame tra le nostre terre e questi ragazzi, questi bambini, possa essere sempre rinnovato.